Ma non puoi Vergognatevi! Siete vergognosi! Te! Hai capito Marco cosa hai votato? Certo. Hai capito? Sì, solo perché ti ho detto di alzare la manina! Ma non lo puoi fare, intanto se lo voti devi segnale! Non è nostra competenza! No, vero, voi non c'entrate niente, è stato già tutto deciso! Domani ti porto un pacchetto di roba che lo leggi a casa, dai! Ha preso ufficialmente il via il lungo cammino verso la fusione ed ora la richiesta di adottare la proposta di legge approda in regione. Lo hanno stabilito mercoledì i consigli comunali delle due città, a Pesaro con 23 voti favorevoli e 7 astenuti, mentre a Monbaroccio con 7 favorevoli della maggioranza e 3 contrari dell'opposizione. Sapevamo che sarebbe stata una serata sicuramente complicata, l'importante è, come dire, credere in quello che si fa. E mi dispiace per le persone che si sono fortemente arrabbiate questa sera, ma non solo da stasera, perché probabilmente non riescono a capire qual è il vero problema, che non è svendere Monbaroccio. Tutt'altro, piuttosto che svendere, guarda, abbiamo cercato di fare del nostro meglio e siamo certi che questa sia la migliore situazione in assoluto. Sono certo, certissimo, che di qui a qualche mese le persone capiranno. Il consiglio è andato malissimo perché, come avete potuto vedere, insomma, diciamo, non c'è stato niente da fare. Noi abbiamo portato anche degli emendamenti importanti per riuscire a salvaguardare il più possibile Monbaroccio, ma purtroppo la maggioranza, i consiglieri di maggioranza hanno votato contro loro stessi praticamente, quindi non c'è stato assolutamente da fare. Il pubblico non è che l'ha presa molto, molto bene, insomma, questa cosa. Che cosa comporterà secondo lei questa fusione? Ma la fusione per Monbaroccio comporterà dei danni gravissimi, perché a questo punto abbiamo già visto oggi dai giornali che le carte, già dal primo sì, le carte sono cambiate. Praticamente noi ci avevano promesso il diritto di veto, il consiglio della municipalità di Monbaroccio, invece da oggi sembra che sia proprio solo per i primi anni e quindi andrà a sparire. Così pure ho sentito che nel dibattito in consiglio comunale a Pesaro già molti consiglieri sia di maggioranza che di minoranza hanno messo in discussione la faccenda che Monbaroccio potrà avere un assessore. Perché in effetti dicono che Monbaroccio 2.000 abitanti ha un diritto acquisito che praticamente un rione di Pesaro con 20.000 abitanti non ha, quindi secondo me sono tutte promesse che andranno nell'arco di poco tempo a svanire, quindi noi perderemo proprio la nostra identità e non saremo più dei monbaroccesi, ma saremo veramente, diventeremo dei pesaresi. Il nuovo assetto, ha precisato invece l'assessore pesarese Antonello Delle Noci, prevede l'istituzione di un municipio a Monbaroccio con organi elettivi che dovrà esprimere un parere vincolante su ogni proposta di iniziativa sul territorio. A Monbaroccio poi dovrà essere garantita un'adeguata rappresentatività all'interno degli organismi partecipati dal Comune di Pesaro e dentro l'esecutivo. Tutti gli uffici attualmente presenti inoltre resteranno operativi e i dipendenti del Comune conserveranno il loro ruolo e le loro funzioni. Sono contrario perché un paese come Monbaroccio, io preferirei che rimanesse Monbaroccio, che poi magari non si sa quali possono essere le conseguenze, diciamo così, dopo i 5-10 anni tramite questa fusione con discorsi un po' a mio parere personale strani. L'amministrazione deve andare tutti a casa. Nel caso dell'incorporazione resterebbero i 5 milioni di investimenti nei primi 3 anni destinati a Monbaroccio sul totale dei 30 milioni liberati per Pesaro dai vincoli del patto di stabilità. All'ente incorporato, ha precisato sempre Delle Noci, andrà anche il 20% del contributo straordinario attribuito dalla normativa statale per 10 anni. Ieri sera non sono andata, ormai penso di sì. Quindi sarebbe contenta? Non ho opinioni in merito. In molti, invece, stamattina hanno preferito non parlarne proprio. Non so niente. Cosa ne pensa? Preferisce di... No, preferisco non dire. Non parlo. I prossimi step dell'iter invece saranno la delibera di giunta regionale, il parere della provincia, un nuovo passaggio in consiglio comunale e regionale e in caso di approvazione un referendum consultivo da indire dopo 45 giorni tra le città coinvolte. Nel caso in cui dovesse avvenire questa fusione, che cosa succederà? Boh, non lo so, sarà un cimitero per noi, diciamo.